Master Universitario in Valorizzazione Turistica dei Beni Ambientali e Culturali come progetto nuovo dell'Università di Udine per formare competenze anche per la nostra regione, non solo, che sappiano gestire delle risorse che sono fondamentali per lo sviluppo turistico della nostra realtà. Ci sono esigenze complesse dietro questa idea di formare nuove professionalità in campo di gestione turistica. Ci sono necessità di innovazione in vari sensi, organizzativa, gestionale, anche di idee da lanciare in un territorio che da molti viene riconosciuto come una perla dal punto di vista dell'attrattività turistica, ma ancora poco valorizzato come destinazione ad alto valore aggiunto. Su questo noi vogliamo inserirci con capacità innovative tipiche di una università come la nostra. Ritengo che sia assolutamente importante dare la formazione a coloro che si troveranno ad affrontare nei prossimi anni delle sfide molto importanti, sia per quanto riguarda le imprese già esistenti, nelle quali questi ragazzi potranno collaborare, o anche nell'eventuale decisione di aprire delle start-up e delle nuove iniziative che possano consentire al sistema turistico di tutta la regione di trovare magari dei nuovi sistemi per la promozione, di avvalersi di tutti quello che i nuovi media consentono nell'ambito della promozione internazionale di pacchetti turistici per la nostra regione, ma soprattutto volevo raccontare a loro che cosa la regione sta facendo in questo momento e qual è il quadro organico nel quale ci muoviamo. Quindi dargli quella conoscenza fondamentale delle basi del nostro ordinamento giuridico, ma non solo, anche di tutto quello che praticamente facciamo. Cerchiamo appunto di fornire questi primi elementi in modo tale che sappiano l'ambiente in cui si stanno muovendo e sperando che ci siano delle idee veramente positive per tutto il territorio, per tutto il settore, che consentano di far crescere l'importanza di questo importante settore che pesa ancora troppo poco a livello di PIL. La mia presenza all'inaugurazione di questo master è rivolta a spiegare quelle che sono le strategie operative per la creazione di un prodotto turistico che è legato al cosiddetto turismo snow, un turismo sostenibile, un turismo che permette di godere del territorio, della nostra regione a 360 gradi, immergendosi in quelle che sono tutte le differenti realtà locali che hanno ancora grosse potenzialità da dimostrare, soprattutto nei confronti del turista di questo secondo millennio, che è molto attento al legame con i territori che visita e al contatto con i valori autentici e con le persone e con i prodotti e la cultura locale.